Non si sente più. Leone. Sentite, mi dite invece. Si è perso nella foresta. Albert. Pure Albert. Flavio? Ah, ecco. La cosa è che sono crollati tutti, Alberto. Il problema è quello. Allora, mandiamo una musica e rientriamo, dai, che abbiamo un piccolo problema tecnico. Avui farem un passeig per totes aquelles cançons que van venir i d'altres que vindran i que ja no podràs compartir amb mi. De canvis deia el vent, avui asseguda en el balcó un vespre més, mirant com el temps, com sempre va perdent el temps, mai no n'aprendrà però què li vols dir. Eccoci, siamo, li abbiamo ripresi, è caduta la linea, li abbiamo ripresi. Sergio, stavi concludendo. Credevano di scappare, però li abbiamo preso. Stavi concludendo, Sergio. Allora, Sergio, dai. E stavo dicendo le differenze tra le giovanili del Real Madrid e quelle del Barcellona. Loro non hanno delle grandi giovanili, hanno delle grandi giovanili, ok? Però a livello di seconda squadra, di fine formazione, la loro seconda squadra è piuttosto debole. E noi fino all'anno scorso avevamo questo problema. Con la promozione invece hai veramente lo scalino, qua, l'ultimo scalino prima della primera divisione, no? Questo io lo ritengo fondamentale. Era questo. No, ma oltretutto aggiungiamo anche un'altra cosa, però, perché il Madrid non ha molto interesse a stare nella seconda, no? Nel ragionamento che abbiamo fatto la settimana scorsa e anche stasera sul Barça in seconda, che i suoi giocatori comunque possono confrontarsi con un sistema con un livello migliore, perché poi comunque va a prendere giocatori già formati oppure giocatori non formati ma promesse, come Flavio ricordava prima Asensio, e tu che dovresti fare quel tipo di politica non la fai o sbagli a farla, quindi acquistando giocatori che magari poi non ti rendono ma a un prezzo enorme come André Gomes. Quindi poi alla fine comunque sia degli errori ci sono stati fatti in questi anni e vediamo se quest'anno verranno rifatti oppure no. Sta di fatto che certo Verratti serve per il nostro centrocampo,
però è anche vero che servono anche altri giocatori. Io continuo a dire che serve un centrale di livello, perché ragazzi non si può fare la stagione con Mascherano, Piqué, Marlon e un TT, se non abbiamo capito niente agli errori dello scorso anno. Poi no, io voglio aggiungere che in questo il Madrid sta lavorando bene. L'importante non è che il Barcellona ha la seconda squadra in seconda B. Il problema è questo, che quando c'è una giovane gioiella, no? Si dice giovane promessa, con gioiello come Asensio, come Vallejo, che è un difensore anche. Il Barcellona 5 anni fa o 6 anni fa ci prendeva questo giocatore, certo. Adesso lo fa il Real Madrid. In questo adesso andiamo indietro del Real Madrid. Questo è il grande problema di adesso e credo io che nel futuro, perché voi parlate come che Verratti, no, che è come un acquisto che sembra il di Ibrahimovic. No, Andrea Iniesta, giocatori della posizione di Verratti, ha 32 anni, credo, o 33. Dell'84, don Andres. 33, allora dobbiamo prendere. Va per 34. Per il presente e anche per il futuro dobbiamo prendere giocatori come Verratti, perché Verratti finirà. Luis Suarez ha 31 anni, credo. Messi ha fatto 30. Adesso dobbiamo prendere un nuovo giocatore giovane, che il Madrid lo sta facendo e noi no. E questo credo che se non iniziamo a farlo adesso ci sarà un grandissimo problema nel futuro. Allora ragazzi, una battuta su quello che sta accadendo in questi ultimi giorni, che è questo scandalo della Fiento Libre. Noi abbiamo spiegato durante la trasmissione, sia all'inizio, poi abbiamo chiesto anche a Teresa. Ovviamente io e Sergio Leonetti nelle nostre discussioni quotidiane su WhatsApp abbiamo sempre messo il punto sul fatto di come i soci non abbonati piano piano negli ultimi anni siano stati sempre più emarginati per andare allo stadio, andare al campo. Adesso c'è anche questo scandalo che riguarda i soci abbonati, oltre al fatto economico. Ricordavamo prima che c'è anche un altro fatto, che la grande massa sociale dei soci non abbonati, con questo sistema del vendere l'entrata lasciata libera dal socio abbonato al VIP, diminuisce sempre di più la probabilità che il socio non abbonato possa andare alle partite importanti. Ecco, oltre al fatto economico c'è anche questo, secondo me, che pesa, che rappresenta molto dei valori del barcellonismo e dell'idea dell'azionariato popolare. Inoltre Maxi e Teresa sottolineava che quei posti per il VIP e il club lo dovrebbe prendere in un'altra parte. Che ce l'ha, così che l'ha voluti aumentare, l'ha aumentato in questo modo, non comunicandolo ai soci, ma non comunicandolo neanche per esempio, faccio un esempio, al sindaco, in spagnolo si chiama in catalano è il sindic, che in italiano quello lo possiamo tradurre, Sergio, il garante, la commissione di garanzia, ecco, commissione di garanzia. Adesso c'è stata subito la denuncia da parte di questi soci e quindi sì, c'è anche un problema interno al club. Parto da Sergio. Senti Sergio, come la stai vedendo questa cosa? È l'ennesimo goccia che fa traboccare il vaso, anche se il vicepresidente ieri ha detto che Teletress si è inventata tutta, ma oggi Teletress ha fatto parlare anche i soci e ha fatto vedere i posti collegati agli abbonamenti di questi soci venduti. Vabbè Maxi, in quel senso io l'ho detto ben chiaro, se il vicepresidente dice che non è così, che lo dimostri. Esattamente, vai Sergio. Allora, io credo che l'accento libero, il cliente Iure in catalano, è una cosa molto positiva, perché ad esempio quando i soci liberano il posto e noi che siamo soci non abbonati, esempio io, Massimiliano, penso il nostro amico Vittorio, penso ad Alessandro Esposito,
è bellissimo perché tu puoi andare a vedere la tua squadra del cuore, tentare di prendere il biglietto anche se lo stadio è pieno, quindi tu puoi andare a vedere la tua partita. Ed è bellissimo che quando tu compri questo biglietto lasciato libero da un socio, che magari costa 150 euro, il socio, come da calcolo previsto dal club, riesce ad incassarne ancora il suo circa un terzo, diciamo. Quindi, sai, sono quegli accordi che va bene, no? Io libero il biglietto, il socio abbonato libero il biglietto, lo libero 10 volte, mi pago l'abbonamento, mi pago la testa per la prossima stagione. Quello che non mi è piaciuto in questi giorni, anche perché non ci avevo mai pensato che poteva essere un calcolo così complesso, soprattutto quando mettono in vendita questi biglietti VIP, perché quando mettevano in vendita il biglietto da 1500 euro, è vero, era un biglietto liberato da questi soci, che magari questo biglietto costava 250 euro, per il classico specialmente, e dove il socio ne prendeva 90, il terzo. Quindi il calcolo è giusto. Cioè, però, quando il Barcellona incassa dopo 1500, è lì che nasce la cosa non corretta. Perché se i biglietti che rivendono il Barcellona ha sempre detto, noi vi diamo un terzo, quindi bene o male al socio gli sarebbe dovuto essere versato 500 euro. Giusto Massimiliano? A livello di calcolo? No, no, veramente non è un terzo, è il 50% escluso le tasse, esclusa l'IVA. Ah, cioè, addirittura il 50% sì, esclusa l'IVA, sì. Qualcosina è... Quindi è prendi il biglietto... Prendi il costo del biglietto escluse l'IVA e le commissioni. Ok, buono. Però, bene o male, sul calcolo escluse tutte quelle robe lì, arriva più o meno il 35%, perché se il biglietto costa 250 euro, mi ricevono 88. No, no, aspetta. Calcolo. Quello dell'88 euro non era il prezzo a 2,50 però, era il gol, quello da 100, da 180 euro del classico che vendono a noi, eh? Ah, ok. Era il gol nord, il gol sur al secondo anello. Ah, ok, perfetto. Ecco, sai, quando il biglietto di Rovino 1500 euro è giusto, e adesso c'è questa indignazione da parte di Tio Tres, ma anche di Manifesto, Blaugrana e tutto questo. Seguiment anche è vero, che dice tu devi darmi di più, e ci hanno ragione. Allora, che dopo il Barcellona questi biglietti ti offrono il catering e queste cose, è un problema loro, diciamo, perché anche quando ci sono i biglietti a 1500 euro così, mi pare che sono delle cifre veramente esagerate, però che siano corretti nei confronti del socio, che rimette in vendita il biglietto. Se dopo il club decide di venderlo a un prezzo maggiorato confronto al prezzo normale, questo qua non è un problema del socio, anzi il socio è giusto che ne trae il beneficio visto che l'ha rimesso in vendita. E niente, adesso vediamo come procede la situazione, e io sono d'accordo, se dovessero continuare insieme a Manifesto di Seguimento a mettere un reclamo formale verso il club, io sono favorevole. Flavio, come la stai vedendo questa situazione? Come l'ennesimo scandalo? Oppure insomma, c'è qualcosa che non torna? Guarda, lo penso esattamente come la... Ma oggi non mi viene il nome. Teresa Calveras. Come Teresa, 100% uguale. Perché... ovviamente ha detto tutto quello che io pensavo io, mentre ascoltavo lei dice guarda esattamente quello che voglio dire io, né più né meno,
quindi credo che bisogna separare.